Salve ragazzi, è da un po' che non ci si vede, vero? L'ultimo video che ho fatto è stato, che so, la penultima di campionato. Lo so, mi sono assentato parecchio tempo, ma ero molto indeciso se continuare a guardare questa squadra oppure no, e il calcio in generale. Mi avete visto agli europei fare la reaction con i miei amici del salottino di Vincenzo. Comunque, non so se l'ho detto là, continuo a dirlo anche in questo video. Ma a voi, società AC Milan, se si può chiamare società, al massimo un bel circo di idioti. Quindi voi, circo di idioti, la testa, che cazzo vi dice? Zirkzee perso. Costava tanto le commissioni? No, tu stavi pagando la clausola per farlo venire rescissoria di 40 milioni e non paghi 10 milioni di commissioni al suo procuratore. Amico, hai un budget di 90 milioni. Lo so, ne spenderesti 50 per la punta. Ne vale la pena, santo Dio. E se no, pigliati un profilo a zero. Che ne so, Memphis Depay è libero. Che ne so, Alvaro Morata costa poco. Ci sono mille altri profili liberi. C'è un modico che vogliamo pigliare Santiago Jimenez che costa 50 milioni uguali. Ma porca di quella troia! Se non vuoi spendere soldi per la punta, ce ne sono due o tre libere a parametro zero. Pigliale! Tu hai offerto 7 milioni e mezzo ad Adrien Rabiot, quello della Juve, l'ex della Juve ormai svincolato, cioè, ma ci rendiamo conto? Ma siete pazzi o che cosa? È un buon giocatore, ma mo vedrete, arriveranno le chiamate di Theo Hernandez e Maignan che diranno, e i nostri rinnovi? Faccia due, visto che sono due telefoni diversi, e i nostri rinnovi dove sono? Ve lo dico io dove sono i rinnovi. Sono dritti dritti nelle casse di altre squadre. Perché sicuramente li venderemo con la testa di cazzo che avete. E non provate a dire è per rinforzare la squadra, perdite i giocatori, ne acquisti altri. No! Devi tenerti i migliori e vendere gli esuberi. Quella pippa di Origi è ancora con noi. Ma forse se ne andrà. Volesse. Vabbè, io non credo. Vabbè, volesse sto cazzo, va, non posso dire Dio perché mi censurerebbero. Quelli, Ballo Touré, sta in Inghilterra, c'è un sacco di corteggiamento. Datelo via o rescindetegli il contratto. Cioè, ma a voi il cervello, dico io, ma ci siete o ci fate? Non ho capito che cazzo ci avete in testa. È facile rinforzare la rosa. Basta un difensore centrale, un terzino, un centrocampista e una punta. Sono quattro giocatori. Non ci vuole tanto, ci sono un sacco di parametri zero. Rabiot è il parametro zero. Volete pigliarlo a quelle cifre? E sti cazzi, almeno vabbè, non lo pagheresti alla Juventus, che chissà che prezzo ti farebbe. Depay lo pigli a parametro zero? Depay, Rabiot al centrocampo vuoi Fofana? Ti ha chiesto l'allenatore Wesley, cioè Yusuf Fofana, Yusuf Fofana, come cazzo si chiama lui? Piglialo! Cretini che non siete altro, pigliatelo, anzi, il plurale, scusate. Il difensore centrale, volete per forza Alessandro Buongiorno? Io avrei preso Mike, no, scherzavo, è morto nel 2009. Volete Buongiorno del Torino? Io piglierei qualcun altro, ma se volete lui o Calafiori, basta che non ci sia un altro procuratore, io sinceramente lo prenderei. Ma muovetevi, santo Dio! Cioè, vi rendete conto, quando volete pigliare i giocatori del Milan, vi rendete conto che gestire una società coinvolge anche pigliare i giocatori? Ma siete matti o che cosa? Guardate che se non arrivano giocatori decenti entro fine agosto, ve lo assicuro che io non seguirò più la squadra. Arrivederci.